Eccoci di nuovo insieme. Saluto e ringrazio l'ospite di questa mattina, Giovanni Mattucci, che è stato capolista della lista al Centro per Teramo in sostegno del candidato sindaco Mauro Di Dalmazio. Buongiorno, bentornato, ben ritrovato a Mattucci. Mattucci, per completezza di informazione, è stato anche per un certo periodo di tempo il presidente della Teramo Ambiente. Allora, intanto, come abbiamo detto, l'argomento principale del quale parleremo ovviamente sono le passate elezioni amministrative, risultato del ballottaggio, a partire anche da quello che è stato il risultato personale di Mauro Di Dalmazio, che era candidato sindaco di una coalizione, una mini coalizione che ha raggruppato due schieramenti, due liste, Azione, insieme per, al Centro per Teramo e Azione Politica, la lista, diciamo così, che faceva capo a Rudy Di Stefano, anche se Di Stefano non si è candidato alle elezioni di Teramo. Un risultato ottimo, come lo ha definito anche lo stesso Mauro Di Dalmazio, che ha raggiunto quasi il 12% dei consensi. Esatto. Dunque partiamo da questo dato che è vostro. Il dato è interessantissimo, abbiamo raggiunto, hai detto bene, quasi il 12% anche alla luce dei conteggi che sono stati rieffettuati dalla Commissione Centrale che ha chiuso pochi giorni fa i propri lavori. Il risultato è di grandissimo livello perché? Perché questa lista, questo piccolo movimento, così possiamo chiamarlo, ha lavorato in uno scenario nel quale la facevano da padroni tre poli importanti, quali il centrodestra, il centrosinistra ed i 5 Stelle, che sappiamo adesso a livello nazionale hanno una valenza di altissimo rilievo. Quindi, anche se D'Alberto non ama essere collocato una coalizione centrosinistra, ma si parla di coalizione civica con l'appoggio del PD, questo per... Lui sì, a lui piace, come dire, sottolineare questo aspetto, ne prendiamo atto, però effettivamente quella è una coalizione che comunque racchiudeva senza ombra di dubbio le forze tipiche del centrosinistra. Quindi raggiunge questo risultato del 12%, fra l'altro in una campagna elettorale breve, perché comunque la scelta di presentarsi con un candidato sindaco autonomo è maturata proprio negli ultimi giorni decisivi, è un risultato che ovviamente ci riempie di orgoglio. Si dice, alla fine delle elezioni non si commenta sempre su chi ha vinto, su chi ha perso, se vai a sentire poi i commenti magari tutti hanno trovato quasi sempre un motivo di vittoria. Noi sicuramente il vincitore c'è e Gianguido D'Alberto è fuori di dubbio, ha meritato la vittoria, i numeri gli dicono questo e gli auguriamo tutti un ottimo lavoro perché ne va anche del nostro futuro. Per noi la grande vittoria è stata quella, oltre che di ottenere un risultato comunque considerevole, è stata quella di poter aggregare al nostro pensiero, al nostro progetto, una serie di persone che lo hanno sposato in pieno. Abbiamo cercato di portare all'attenzione del cittadino anche un modo nuovo di vedere la città e un modo nuovo di fare la politica al servizio della città. E riteniamo che questo nostro modo di agire, di pensare sia stato anche capito e compreso e quindi sicuramente può essere anche un ottimo punto di partenza per delle iniziative nuove. Allora, intanto diciamo subito che la vostra coalizione, mini coalizione, ha eletto di fatto due consiglieri, nel senso Mauro Di Dalmazio, candidato sindaco, che rientra e sarà un consigliere, e poi Graziano Ciapanna, che è stato il più votato, che è il secondo consigliere. Dunque avrete due consiglieri di opposizione, come ha dichiarato apertamente e in tempi anche non sospetti Mauro Di Dalmazio. Assolutamente sì, due consiglieri di opposizione che siederanno fra i banchi dell'opposizione e cercheranno di farla nella maniera più corretta e utile possibile. Siederanno insieme al centrodestra che avete lasciato strada facendo. Certamente, siederanno insieme al centrodestra che abbiamo lasciato, ma attenzione, noi poi magari lo chiariamo pure questo aspetto, perché noi non è che abbiamo lasciato il centrodestra in quanto tale, abbiamo lasciato dei modi di fare e di agire che erano tipici del centrodestra teramano in questo preciso momento storico. Allora, la sconfitta del centrodestra teramano, prima di commentare magari la vittoria del centro-sinistra, chiamiamolo così, insomma, del sindaco D'Alberto, commentiamo questo dato legato al cosiddetto centrodestra, no? Anche se alcuni pezzi del centrodestra, Mauro Di Dalmazio, del vecchio centrodestra, ecco, diciamo così, Mauro Di Dalmazio, Alberto Covelli si erano staccati, poi Covelli ha dichiarato l'appoggio a Morra e di fatto al ballottaggio è rientrato nei ranghi. Una sconfitta forse inaspettata che ha lasciato anche degli strascichi pesanti, come l'abbandono della politica da parte di Paolo Gatti. Lei come la vede? Sull'abbandono della politica di Paolo Gatti io
detto, ma non oso pensare, ma mi sembra che lui questo l'abbia anche scritto. Paolo Gatti parla di politica attiva. Lui parla di politica attiva, che è leggermente forse differente rispetto al termine politica. Sì, forse è completamente differente, infatti anche analizzato questo termine. Io non oso pensare, l'ho detto, ma mi sembra che lui l'abbia anche scritto nella sua lettera aperta, che il suo ritiro dalla politica attiva sia dipeso esclusivamente da questo risultato secondo elettorale. Quello che ha scritto lui era una decisione che aveva maturato anche prima. Da tempo, ma una decisione sicuramente estremamente rispettabile, e ritengo anche da parte sua molto sofferta, perché comunque per una persona che per 15 o 20 anni, come si dire, è cresciuto a pane e politica, comunque rappresentare, non aveva neanche 30 anni quando è diventato assessore al Comune di Teano, se non mi sbaglio. Quindi insomma, uno che ha rappresentato, comunque questo è innegabile, un punto di riferimento importante della politica comunale e non solo, fino anche a livello regionale, negli ultimi 15 anni, fare un passo del genere è sicuramente un qualcosa di serio, di importante, e sicuramente è stato frutto di una serie di riflessioni molto personali sulle quali mi permette, ma non penso sia assolutamente opportuno entrare. E ha fatto questa scelta, il mondo politico teramano ne prende atto e comunque andrà avanti in altri modi e con altre persone. Lei parlava della sconfitta probabilmente inaspettata del centrodestra. Morra e del centrodestra. E il centrodestra teramano negli ultimi anni stava lavorando in una maniera, secondo noi, non estremamente corretta per quelli che dovevano essere gli obiettivi della politica, la politica al servizio della città. Lei e Mauro Di Dalmazio, insomma, Mauro Di Dalmazio dal punto di vista politico lasciò la maggioranza, allora maggioranza che guidava il comune di Teramo un paio di anni fa, se non sbaglio. Poco prima, credo, lei lasciò la guida della Teramo. Insomma, il vostro gruppo politico, il distacco dal centrodestra, più che dal centrodestra, dal modello Teramo, chiamiamolo così, questa distanza l'ha presa in già diverso tempo fa. Anche lei perché lasciò la TEM? Questa domanda, insomma, forse gliel'abbiamo fatta, lei non ci ha quasi mai risposto, però forse a distanza di diversi anni ce lo può dire, ci può dire la verità. Un po' di anni fa, in consiglio comunale, eravamo ormai intorno fra gli anni 2014, poco dopo l'inizio dell'ultima legislatura, nell'anno 2015, se non mi sbaglio, sì, circa 3 anni fa, come lista civica al Centro per Teramo, iniziammo così a far notare come certi modi di operare e di conseguenza poi anche i risultati che si potevano raggiungere operando in quel modo non erano più adatti, secondo noi, a ciò che la città chiedeva, a ciò che il cittadino chiedeva. Lo facemmo presente dialogando con gli interlocutori della coalizione, lo facemmo presente poi anche rappresentando in maniera scritta affinché ciò rimanesse ciò che noi pensavamo, però non siamo stati mai ascoltati. Probabilmente non è stato dato grande peso politico al valore che potevano avere i rappresentanti del Centro per Teramo all'interno del Consiglio Comunale. Di questo ne abbiamo preso atto e abbiamo ritenuto opportuno quindi abbandonare la maggioranza con delle dimissioni, segnale forte, inconsueto, insolito in questo mondo anche politico. Assolutamente sì, alle dimissioni dell'assessore di Giovanni Giacomo, che avevano seguito le mie da presidente della Teramo Ambiente. Le dimissioni del presidente della Teramo Ambiente sono dovute al fatto che mi ero reso conto in tempi abbastanza brevi come anche lì non ci fossero le condizioni per poter lavorare in maniera seria e importante all'interno di una realtà che, attenzione, rappresenta dal punto di vista dei servizi che svolge, ma anche dal punto di vista occupazionale, qualcosa di strategico per la nostra città. Tra l'altro il mandato durò pure poco. Il dato poi oggettivo di fatto è che a un certo punto fui sfiduciato quando in sede di CDA i due consiglieri di amministrazione, eravamo in tutto tre, gli altri due consiglieri di amministrazione prendono decisioni e votano in maniera diversa da quello che è il voto invece del Presidente, pur essendo uno dei consiglieri stato nominato insieme al Presidente dal Comune, è chiara lì la volontà che insomma non si può più andare d'accordo, è chiara la volontà di mettere da parte uno dei membri del CDA, il quale ovviamente non ha altra scelta con un minimo di dignità. Insomma, probabilmente il tutto era collegato anche alla vicenda politica che si stava consumando all'interno del Consiglio Comunale. Lei era un rappresentante se ricordo, di spicco, insomma, no, probabilmente in elementi di ha potuto fare questa cosa. Sì, io non mi piacerebbe tanto dire che non è così. Fatto sai, però i fatti hanno detto questo. Poi magari parleremo anche un po' della Teramo Ambiente
in previsione di quello che anche poi... Anche la Teramo Ambiente, insomma, è una bella carta sindaco, da il nuovo sindaco per il nuovo fare. Sindaco. E quindi stavo dicendo, il momento in cui noi abbiamo preso le distanze, non siamo stati ascoltati, abbiamo anche cercato di ricostruire un qualcosa di utile a ridosso delle elezioni, ripartire con un progetto che potesse anche ricomprendere magari un centrodestra anche in una seconda fase comunque unito, però che avesse, come dire, le sue basi, ponesse le sue basi nel civismo. Non, abbiamo visto che non c'erano le possibilità, questo non ci è stato concesso, altri avevano altre scelte, hanno fatto altre scelte, avevano altre idee e quindi siamo andati avanti. Siamo andati avanti per la nostra anche strada. Anche se poi la candidatura a sindaco di Mauro Di Dalmazzo è stata una sorta di sorpresa un po' per tutti. È stata una sorta tutti di sorpresa, si, allora, sì. Inizialmente si parlava addirittura di Mauro Di Dalmazzo come candidato sindaco per il centrodestra, anche se è stata un'ipotesi sulla quale lo stesso Di Dalmazzo non è mai intervenuto. Però ci sembrava compatto, sì. E ci sembrava integrato all'interno di questo progetto comunque del centrodestra che stava individuando un candidato che stava lavorando alla costituzione delle liste, cioè stata, ad un certo punto a sorpresa, veramente a pochissimi giorni dalla chiusura è stata delle liste, ha deciso di candidarsi da solo. Inaspettata, e questa è forse stata anche la forza della nostra idea. Cioè con Mauro Di Dalmazzo il centrodestra probabilmente avrebbe vinto, insomma, magari non al primo turno ma al ballottaggio avrebbe vinto. Con i se e i ma non si fa la storia, parte, lo sappiamo, esatto. Quindi questo no, non possiamo dirlo. Di Dalmazio non ha voluto essere il rappresentante unitario di questo centrodestra per i motivi che ho detto prima, perché non ne condivideva assolutamente i modi di fare, soprattutto nei suoi rappresentanti più importanti, e soprattutto perché non intravedeva la possibilità di poter variare e poter cambiare qualcosa anche in questi atteggiamenti. Di conseguenza ha fatto una scelta che è stata proprio la nostra forza, cioè il fatto di avere una coerenza piena sulla portata e la forza delle nostre idee. Abbiamo un'idea, abbiamo un progetto, e a costo di, come dire, rimetterci probabilmente, perché comunque chi aveva così, come dire, correva il rischio di fare una bella figura, di non fare una bella figura, eravamo solamente noi, a costo di, ripeto, portare avanti comunque questa idea, abbiamo deciso di andare avanti da soli. E questa è proprio, ripeto, è stata la nostra grandissima vittoria, trovare comunque condivisione, trovare comunque consenso. Lei quanti in un voti progetto. Ha preso? Io ho preso alla fine del riconteggio 153 voti, che è un risultato, a mio avviso, che mi soddisfa, io non sono mai stato un politicante attivo, un animale della politica nel modo più assoluto. Le va riconosciuto, tra l'altro, anche una persona anche molto riservata, voglio dire, anche nella quotidianità non sì, è uno che si espone molto. Mi viene sempre anche quando era detto. Presente la Team qualche problemino ce lo davo, perché insomma lei è sempre stato molto anche restio sì, alle interviste. Mi viene detto, è chiaro, insomma, che insomma, è una sua, un suo modo di essere. È una mia caratteristica personale, ovviamente non la posso rinnegare. Quindi i miei voti sono stati sicuramente il frutto delle relazioni che io quotidianamente, nel mio lavoro, nella mia professione, nella mia quotidianità, ho intessuto con le persone, insomma. Allora, senza intanto alcuni leggiamo politici. Un messaggio che è arrivato per lei, andiamo a vedere cosa ci chiedono da casa. Scusate, ma quanto è stato ideato l'ipogeo, gli scavi di Madonna delle Grazie, l'ingresso assurdo dell'8-0 della Gambarana, condizioni di insicurezza, Ponte San Gabriele, problemi TEAM, eccetera, la sua lista civica, a cosa pensava? Questa è una domanda alla quale io devo essere sincero, non riesco a rispondere in maniera compiuta, perché poi non è che vivevo pienamente tutte queste problematiche. Sì, lei non è mai stato parte integrante del gruppo politico, del gruppo nel senso politico, non ha partecipato mai all'amministrazione, non è stato parte integrante di quel gruppo. Lei ha amministrato la TEAM, è stato presidente del CDA della TEAM per un breve periodo. Per 3 mesi. Va ricordato che lei anche, ma questo per completezza di informazione, è anche un amico personale di Mauro Di Dalmazzo. Certo, insomma, assolutamente è sempre stato al suo fianco in tutto il suo percorso. Assolutamente la sua è una stima per Mauro che va anche oltre le scelte politiche che Mauro nel tempo ha fatto, perché ricordiamo che Mauro Di Dalmazzo, insomma, è partito da un centro-sinistra, legato al centro-sinistra, ha fatto il vecchio Partito Popolare, noi all'epoca non ci conoscevamo, poi lui ha fatto una scelta con la prima candidatura di Gianni Chiodi, lì ci siamo conosciuti, insomma abbiamo instaurato un rapporto personale, anche professionale, molto importante e molto serio. Ritornando alla domanda,
Se non mi sbaglio, lì mi si fa anche un po' di confusione, no? Perché si confonde magari l'ingresso dell'8-0. Allora, con se il possiamo teatro. Rimandare, io lo chiedo a Fabio dalla regia per gentilezza il messaggio, perché in effetti, tra l'altro, quelle opere hanno una collocazione temporale anche diversa. Soprattutto per quanto riguarda le scelte che sono state, che sono state fatte. Se c'è il messaggio, Fabio, per cortesia lo possiamo rimandare, perché si parlava di ipogeo e, per esempio, l'ipogeo, almeno come progetto, è partito dalla Giunta Sperandio. L'ipogeo è partito dalla Giunta Sperandio, è stato ereditato dalla Giunta. Ecco, gli scali di l'ingresso assurdo dell'8-0 della Cammarana, ma non penso che gli scali della Madonna delle Grazie addirittura risalgono, credo, sì, anche sono antecedenti alla Giunta Sperandio. L'assurdo, l'8-0, non penso che lì il Comune avesse possibilità di decidere come lì, no, erano anche gli enti sovraordinati, tipo l'ANAS, che decidevano certe situazioni. È chiaro, le scelte sono state fatte. L'unico punto sul quale lei forse può rispondere, visto che conosce bene la situazione, sono i problemi TEAM. Perché esatto, sulla TEAM, in effetti, la lista civica cosa pensava? Su questo lo possiamo dire. Chi scrive questo messaggio, su questo lo possiamo dire. Magari su una cosa ha ragione, che la TEAM, che nasce come azienda per volontà della prima Giunta Sperandio, poi nel tempo, insomma, le varie problematiche che lei stesso si è trovato ad affrontare sono, man mano che si è andate avanti, insomma, diciamo che le situazioni si sono incancrenite, alcune situazioni, assolutamente, anche se poi è cresciuta nei numeri, nei servizi, nel territorio dove opera, insomma, è un'azienda che era partita con una dimensione e adesso è diventata un'altra azienda. Quindi, dato per scontato che alcune problematiche risalgono nella notte dei tempi, e poi, come dire, un conto è ideare un qualcosa e poi l'altro conto è portarlo avanti, e poi quando poi magari a portarlo avanti si presentano persone diverse da quelle che l'hanno ideato, insomma, l'ha inaugurato, sì, poi è chiaro che, come dire, risalire a delle responsabilità ed è ben precise, non è facile. Cioè, sia per quanto riguarda le responsabilità che per quanto riguarda il taglio del nastro, insomma. È chiaro che se io voglio fare una cosa, inizio a fare, poi non ho più potere, la continuo a un altro, la continuo in maniera diversa, io non posso essere responsabile, come magari chi l'ha ereditato dirà, vabbè, ma io sono stato obbligato a portare avanti una cosa che non avrei mai fatto, questo è ovvio. La TEAM invece è un problema reale, insomma, un problema reale importante. E bisogna stare attenti, perché al di là delle polemiche che si possono fare sul fatto che la TEAM sia o sia stata un carrozzone politico, comunque attualmente la TEAM impiega e occupa moltissime persone, moltissime famiglie teamane. Fa una raccolta porta a porta spinta, che è un servizio difficile da portare avanti, ma dà comunque opportunità di lavoro a tantissime persone. I problemi della TEAM sarebbero dei problemi sociali di grandissima rilevanza. Io sono stato in TEAM 3 mesi, non ho la presunzione, il potere di sapere qual è oggi la situazione reale rispetto a 3 anni fa, tantomeno posso avere la presunzione di dire quali sono i rimedi di tutti i problemi TEAM. Poi sono delle situazioni alle quali bisogna stare molto attenti, perché anche dal punto di vista finanziario la TEAM non gode di ottima salute, fra l'altro ha perso la commessa di Termoli. La commessa di Termoli è una commessa che dava ossigeno alle casse dell'ente, perché comunque chiudeva in attivo, quindi dava la possibilità, oltre che di assorbire parte dei costi fissi dell'azienda, di portare anche liquidità che poi poteva essere utilizzata nelle altre attività. C'è una legge regionale che prevede l'istituzione di un gestore unico, quindi anche sotto questo punto di vista si dovrà lavorare per evitare di farsi trovare spiazzati, perché la TEAM se no rischia veramente di scomparire, rischia di diventare una vera e propria bomba sociale. Il nuovo sindaco dovrà sicuramente mettere le mani sulla TEAM Ambiente in tempi brevissimi. Non dimentico che ai tempi della mia presidenza qualcuno tenne a precisarmi che la TEAM Ambiente era come un vaso di Pandora, scoperchiando il quale non si sapeva bene cosa sarebbe venuto fuori. Se consideriamo che queste affermazioni provenivano da chi all'epoca occupava anche un ruolo abbastanza importante all'interno dell'amministrazione comunale, mi fa pensare come, insomma, la gestione TEAM negli anni non sia stata eccezionale. Di conseguenza invito il nuovo sindaco, non glielo sa, non glielo devo porre, lo sa meglio di me, avendo vissuto all'opposizione per diverso tempo, a rivoltare subito la TEAM nel modo giusto, magari prevedendo anche un controllo di gestione accurato da parte di società che lo fanno proprio di mestiere, comunque cercare di intervenire immediatamente su delle criticità che possono essere veramente, veramente, veramente dannose. Si parla tanto del problema, no, dei crediti che la TEAM vanterebbe nei confronti del Comune.
se vogliamo, una situazione per certi versi paradossale. Io nel mio breve periodo non sono entrato nel discorso bilancio, perché quello viene affrontato in termini temporali, in momenti dell'anno in cui non ci sono stati. Ma pure lì, se vogliamo, una situazione, ripeto, paradossale. Vi è un consiglio d'amministrazione, nominato anche dal Comune di Teramo, che predispone dei bilanci, e poi i bilanci vengono approvati dai soci, quindi dal Comune stesso. E adesso questo consiglio d'amministrazione, quindi chi ha predisposto il bilancio e chi li ha approvati, non sono d'accordo. Quindi è chiaro che qualcosa che non va, non può essere, no? mi sembra abbastanza chiaro. L'hanno deciso insieme, se vogliamo, certe situazioni, adesso stanno lì a discutere sulla loro entità e sulla loro realtà. Ci sono altri messaggi, li vogliamo leggere, poi magari continuiamo sul discorso della TEAM, andiamo a leggere cosa ci scrivono. È assurdo rispondere con piani temporali non assoggettabili, in quanto ereditare una situazione senza ben pensare ed intervenire. Che politica è? Status, Madonna delle Grazie, status Ponte San Gabriele, approvazione urbanistica, l'8Z, sì, eccetera, eccetera. Torniamo al discorso. Sì, è anche questa una verità, perché magari è facile dire sono tutte opere ereditate da amministrazioni passate, però poi c'è una manutenzione, sì, poi c'è un controllo, insomma, poi all'abbandono ovviamente. Assolutamente sì, è vero. Come la questione degli scavi della Madonna delle Grazie, lo stesso ponte del quale si parla da diverso tempo, ci sono stati anche dei controlli per cercare di capire la stabilità di questo ponte. Poi su queste questioni, che magari non sono responsabilità diretta di un'amministrazione, ma poi la manutenzione diventa una responsabilità diretta di chi amministra. Nel momento in cui questo quesito viene posto nell'ottica di quello che si dovrà fare, allora il cittadino, l'ascoltatore, chi scrive il messaggio, ha perfettamente ragione. Nel momento in cui viene chiesto a me come giustificare determinate cose, oggettivamente, insomma, non posso, è stato un amministratore. Non posso Giovanni dirlo, Mattucci, sarebbe. No. E sono invece problematiche delle quali il nuovo sindaco si dovrà sicuramente far carico. Che conosce benissimo. Ma le conosce perché D'Alberto è stato un amministratore di opposizione, anche molto attento, tra l'altro. E poi dovrà farsi carico di queste, ma anche di altre, insomma. Però lui effettivamente sicuramente la coscienza ce l'ha, la conoscenza ce l'ha, la scelta che ha fatto di candidarsi a sindaco l'ha fatta in maniera consapevole, anche di tutte le criticità che avrebbe incontrato. Io personalmente non conosco Gian Guido D'Alberto. Chiunque me ne parla, insomma, me ne parla in termini sempre molto positivi, come una persona seria e attenta. Io gli non posso che augurargli un grandissimo in bocca al lupo. A proposito di Gian Guido Alberto, per tornare un attimo alle elezioni e al ballottaggio in particolare, a parte Alberto Covelli, che proprio negli ultimissimi giorni ha ufficializzato un apparentamento con Gian Donato Morra, gli altri candidati, ne erano 7 in totale, gli altri candidati a sindaco non hanno dato indicazioni, non solo non hanno fatto apparentamento, ma non hanno dato indicazioni di voto. Dunque anche Mauro Di Dalmazio è rimasto equidistante dai due competitor al ballottaggio. Però se tanto mi dà tanto, e se soprattutto all'esito del ballottaggio qualche esponente, insomma, del vostro raggruppamento su Facebook ha esultato per la vittoria di D'Alberto, forse insomma chi appoggiava Mauro Di Dalmazio, dovendo fare una scelta anche libera, non condizionata, almeno stando alle parole di D'Almazio, ha votato D'Alberto, anche perché Morra ha ripreso gli stessi voti, anzi qualche voto in più rispetto al primo turno, dunque probabilmente non sono arrivati a Morra, questa è una mia analisi, poi lei magari se ha una lettura diversa ce la spiega, non sono arrivati a Morra nemmeno i voti, nemmeno quel 5% di Alberto Covelli che si era apparentato con Morra ufficialmente, che aveva dichiarato ufficialmente il suo appoggio. Alberto Covelli si è dichiarato negli ultimi giorni un appoggio ufficiale al candidato sindaco Gian Donato Morra. Giovanni Cavallari ha lasciato libertà agli elettori, poi però insomma nell'ultima parte del suo comunicato ha comunque, come dire, fatto capire una sua simpatia perlomeno personale con Morra piuttosto che con Gian Guido D'Alberto. Cioè, se Morra ha ripreso gli stessi voti, chi non ha votato a Morra? In sede di ballottaggio può essere successo di tutto, può essere che i candidati di Covelli o gli elettori di Covelli non abbiano votato Morra, può darsi che quelli di Morra non abbiano votato Morra e abbiano preferito rimanere al mare o votare altri. Cioè, che dice Morra, sentito tra virgolette tradito, gli altri, no? Dai teramani, ma più che altro da
dai suoi, insomma, noi dobbiamo capire una cosa, forse, perché se non capiamo questa non riusciamo neanche a spiegarci, e mi metto poi nei panni di chi ha perso il ballottaggio, quindi la coalizione di centrodestra, non riusciamo neanche a spiegarci i motivi della sconfitta. In sede di ballottaggio il cittadino si è trovato di fronte ad una scelta. La democrazia, la legge democratica che governa le nostre istituzioni l'ha messa di fronte a una scelta: votare da una parte Gian Guido D'Alberto con la sua squadra o dall'altra parte Gian Donato Mora con la sua squadra. E il cittadino, a mio avviso, e mi auguro che sia così, perché così deve essere in un paese libero, chiedo scusa. No, lei fa bene, non pensa al microfono, il microfono è lì. Non sono più il cittadino. Cioè, questa è la dimostrazione di quello che dicevo prima, lei è poco avvezza alla televisione. Assolutamente sì. La conosciamo da tantissimi anni. Soprattutto in queste ore così presto, della mattinata. Sì, vabbè, anche perché anche a poche ore, voglio dire, non è facile venire qui a commentare anche l'esito di un'elezione così, tra virgolette, sofferta, insomma, siamo ancora a caldo. Sì, assolutamente sì. Ovviamente sono ancora commenti a caso. Il cittadino ha fatto una scelta, il cittadino ha espresso un voto, a mio avviso, e mi auguro che sia così, ripeto, così deve essere, libero. Ha, in base alle proprie conoscenze, in base alle proprie valutazioni, ha deciso chi doveva andare a governare la città di Teramo per i prossimi 5 anni. Vede, in sede di primo turno è molto più facile orientare il voto, prima perché vi sono i candidati che corrono, no? ci sono le amicizie, le parentele, poi nei piccoli centri come Teramo ovviamente ci si conosce, bene o male il voto se all'amico gli si dà. E poi c'è anche un qualcosa che esiste di innegabile, che pure questo qui, insomma, a me non piace tanto, però c'è la possibilità che il voto possa essere, come dire, tra virgolette, scoperto, no? E può essere controllato. Gli strateghi della politica contano i voti e ti sanno dire se hai votato oppure no. Io l'ho visto nel tempo fare. Spesso, a volte si è quasi obbligati. Non è una bella parola. Lì non ti controlla nessuno. In sede di ballottaggio sei più libero. In sede di ballottaggio risponde il sentimento popolare, risponde la coscienza del singolo cittadino. Mauro Di Dalmazio ha detto ai suoi candidati: siate liberi, fate quello che volete. Ma non l'ha detto perché è stato particolarmente magnanimo nei nostri confronti. L'ha detto perché ha fatto il discorso più ovvio. Mauro Di Dalmazio sia andato a votare al ballottaggio. Ritengo proprio di sì. Anche Mauro Di Dalmazio, dico Mauro Di Dalmazio per dire qualunque altro dei candidati sindaco, no? se sono andati a votare, a qualcuno avranno votato. Certo che avranno votato. Mauro ha una sua coscienza civica, come ce l'ho io, come ce l'abbiamo in tanti. Votare la Costituzione ci dice essere un dovere e noi lo assolviamo. E questo non vuol dire poi essere di centrodestra, essere di centrosinistra, abbandonare una corrente piuttosto che un'altra, no, vuol dire esprimere la propria volontà, scegliere per la propria città. Si definisce in un modo solo, scegliere. È una scelta. E D'Alberto ha vinto perché è stato scelto dalla maggior parte di quelli che sono andati a votare, attenzione. Solo il 49,99%, quindi la maggior parte degli italiani, uno su due, dei teramani, ha preferito andare a votare. E questo forse ha penalizzato il centrodestra. Ma forse il dato politico ancora più importante del risultato elettorale. Cosa vuol dire che i teramani non sono andati a votare? Vuol dire, a mio avviso, che adesso c'è una disaffezione, un disamore profondo del cittadino teramani nei confronti della politica così come è stata intesa negli ultimi anni nella nostra città. Il livello di astensionismo rispetto a 4 anni fa è aumentato in maniera anche abbastanza importante. Quindi vuol dire che coloro che hanno calcato il palcoscenico della politica comunale negli ultimi anni l'hanno fatto mettendo in scena probabilmente dei teatrini che non sono piaciuti, delle opere, delle sceneggiate così che non sono piaciute. Allora andiamo a vedere, a cercare in questi motivi. Molti dicono che quello che è successo è il fallimento del cosiddetto modello Teramo, che era partito con Gianni Chiodi eletto sindaco, che poi era stato portato in regione e con la giunta Brucchi era rimasto, le due giunte Brucchi era rimasto su Teramo. Un modello Teramo che tra l'altro, ma questa è ovviamente voci di popolo, non è stato mai scritto nero su bianco, aveva di fatto 3 leader e una guida spirituale. I 3 leader erano Paolo Gatti, tanto da i teramani hanno coniato la corrente gattiana, Paolo Tancredi, la corrente tancrediana, e Mauro Di Dalmazio, la corrente dalmata, e poi il leader spirituale era Gianni Chiodi. Insomma, su queste 4 persone è nato ed è andato avanti il cosiddetto modello Teramo. Il fallimento del modello Teramo ce lo dicono i fatti, nel senso che Paolo Gatti abbandona
la politica e lo ufficializza. Mauro Di Dalmazio non appoggia il centrodestra e lo fa candidandosi come sindaco. Paolo Tancredi passa al centrosinistra, insomma la sua ultima parte da parlamentare è stata in una lista, insomma in uno schieramento di centrosinistra, e poi adesso si è defilato dalla politica attiva, dalle amministrative, a parte Giorgio D'Ignazio che ha esultato per D'Alberto. Paolo Tancredi non si è visto, e Gianni Chiodi, diciamo che in maniera attiva, non ha mai partecipato alla politica teramana, se non quando era sindaco di Teramo. Il modello Teramo era composto da alcune persone e da alcuni metodi di lavoro, anche alcuni metodi di vedere la politica al servizio del cittadino. Ed ha avuto un successo importante, basti pensare che tutti coloro che componevano l'allora modello Teramo, comunque la giunta di quello che è stato definito modello Teramo, gran parte si è poi trasferita in regione, portando un teramano alla guida della regione e anche tanti assessori. Quindi le persone poi sono cambiate e di conseguenza sono cambiati anche i metodi di comportamento, sono cambiati i modi di fare la politica all'interno del nostro comune, un po' per scelte personali, un po' perché magari anche gli scenari nazionali imponevano delle scelte diverse. Fatto sta che adesso, cambiando le persone, cambiando i metodi di un modello che era stato in un certo modo caratterizzato, il modello viene meno, insomma, questo mi sembra abbastanza ovvio. Sì, adesso ci sono state delle scelte politiche, insomma, abbastanza importanti, abbastanza variegate. Non devono per forza essere scelte definitive da parte di nessuno, gli scenari cambiano. Io direi che qui si deve ragionare in maniera diversa. Sono tutti giovani, le persone che abbiamo appena citato, le quattro, diciamo così, quattro leader di quello che era il modello Teramo, sono tutti giovani. Insomma, cerchiamo di capirci. Finché manterremo al primo posto un misero interesse personale, la politica prenderà delle direzioni. Nel momento in cui invece cercheremo, come si dovrebbe sempre fare, di anteporre l'interesse della comunità, allora tanti discorsi potrebbero anche venire. Ci sono due messaggi per lei, andiamo a leggere insieme, tra breve ci dobbiamo anche salutare, ricordando ancora una volta che a proposito di politica, a proposito di elezioni, stamattina c'è l'insediamento, c'è la proclamazione degli eletti, sì, e poi ci sarà, sì, anche l'insediamento, perché prenderà possesso dell'ufficio da sindaco il nuovo sindaco. Buongiorno, nessun candidato sindaco ha avuto potere di influenzare il proprio elettorato verso Morra piuttosto che D'Alberto, e non sottovalutiamo il 16% del Movimento 5 Stelle che mai avrebbe sostenuto la vecchia politica teramana. Va anche detto, insomma, che il parlamentare dei 5 Stelle, il parlamentare teramano, addirittura disse che lui non sarebbe andato a votare, anche se poi anche i 5 Stelle hanno lasciato gli elettori liberi, sì, di scegliere. Mi sembra comunque è vero, sì, credo la conferma di, sì, insomma, di quello che penso io, insomma, nessun candidato sindaco sarà andato a votare chi voleva, ognuno chi preferì. Chi voleva. Ma come è giusto se sia, ma come deve, ma dobbiamo avere paura adesso di esprimere un voto libero? Ma ci mancherebbe. Ringraziando Dio viviamo in un paese democratico e proprio questa democrazia ci dà la possibilità di scegliere. Nella mia piccolissima esperienza personale, per quel poco che conto, ho avuto modo di sentire persone che mi hanno chiamato, alle quali magari avevo chiesto il voto per me quando ero impegnato in prima linea, mi hanno chiesto: Giovanni, io adesso chi devo votare? Ho fatto: tu devi votare chi vuoi tu, certo, chi ti pare, chi pensi che possa far meglio per la tua città, punto. Ma lo dico veramente, non è che lo dico per far credere chissà che, perché così deve essere. Okay. C'è anche un altro messaggio, poi salutiamo il nostro ospite di questa mattina. Lei adesso, vabbè, porterà, da un punto di vista della politica, andrà avanti nel sostegno di Mauro Di Dalmazio, ma per il momento, insomma, lei non è stato eletto. Io continuerò a fare la mia professione, come del resto ho sempre fatto, parteciperò comunque a questo gruppo anche che è retto anche da un'importante amicizia che insieme a Mauro e ad altri portiamo avanti da diverso tempo, ci siamo interessati, continueremo a interessarci di politica, poi in base agli scenari politici che si apriranno vedremo, insomma, se i percorsi dovranno continuare in prima persona o magari dietro supporti da dietro le righe, vediamo quello che succede per il momento. Anche perché tra brevissimo, eccole, sono dietro alle porte le elezioni regionali. Cosa significa? È inutile, non c'è l'altro messaggio, è inutile negare che molte delle operazioni elettorali, e non nascondiamoci dietro un dito, che sono state fatte per le elezioni teramane, erano lungimiranti e guardavano alle elezioni regionali. Premesso che è un mio pensiero, ovviamente. È un suo pensiero, benissimo.
rispettabilissimo. Premesso che io vorrei ancora capire quando veramente si faranno queste elezioni regionali, c'è chi dice ottobre, chi dice dicembre, c'è anche chi parla di luglio dell'anno prossimo. Per ottobre, c'è anche chi parla di luglio dell'anno prossimo. È chiaro, finché la regione rimane in piedi, però quindi magari forse il governatore D'Alfonso potrebbe essere più pronto nel rispondere a questa domanda, perché finché lui comunque rimane lì a proposito, ci siamo comunque, le elezioni insomma, non si fanno. Anche se dovesse essere il prossimo anno. Io non so nella testa dei candidati sindaci cosa, che importanza abbiano potuto avere queste elezioni regionali in un futuro più o meno vicino. Noi abbiamo cercato di costruire e di portare avanti un progetto che avesse Teramo come suo fine ultimo, nient'altro, questo l'abbiamo detto, ma che sia chiaro, perché è realmente così. Le scelte che verranno fatte dopo, se scelte ci saranno, vuol dire che saranno il frutto di una riflessione che è maturata successivamente. In questi mesi noi ci siamo concentrati esclusivamente per Teramo, e l'obiettivo era quello di portare a Teramo un governo produttivo ed efficiente. Allora, io la ringrazio, ringrazio Prego. Giovanni Mattucci, ripeto, grazie proprio perché voi. Giovanni Mattucci è uno che insomma accetta anche malvolentieri di andare a parlare in televisione, perché è uno molto riservato. Comunque grazie per aver analizzato con noi dal suo punto di vista ovviamente l'esito di questo voto e tutto quello che l'esito del voto poi ha portato in questi giorni frenetici. Ribadiamo ancora una volta che stamattina alle 11 all'Ipogeo ci sarà la proclamazione degli eletti, e partirà ufficialmente con la proclamazione degli eletti ovviamente il nuovo governo della città di Teramo, con a capo il sindaco Gianguido D'Alberto. Io ringrazio Giovanni Mattucci, esponente politico di Al Centro per Teramo, questo raggruppamento civico che ha appoggiato da sempre Mauro Di Dalmazzo, che è stato grazie uno dei candidati alla ultima tornata grazie elettorale. Grazie a voi ed un grandissimo in bocca al lupo al nuovo consiglio comunale che da oggi ufficialmente inizierà ad operare. Grazie, grazie mille, grazie anche a voi per l'attenzione. Questa trasmissione come sempre torna domani mattina in diretta dalle 7 alle 8, e domani mattina ritroverete Rino Orsatti. Grazie ancora e buona giornata.